Ciao a tutti, oggi per la rubrica Mi alleno con S Club, vi allenate con me, Francesco, e andremo a fare un allenamento diviso in due parti. Bene, vi ho preparato sia il tabellone dell'allenamento principale che anche il timer che vi potrà essere di aiuto. Chiaramente lavoreremo con un po' di musica di sottofondo e quello che ci servirà. Ok, sarà corpo libero per il nostro riscaldamento e per il nostro circuito funzionale. Va bene, utilizzeremo un tappetino se lo avete e una cassa di bottiglie di acqua di tipo grande, bene, che ci serva come diciamo ostacolo per saltare, vedremo dopo, e per sovraccarico per i nostri deadlift. Iniziamo con un riscaldamento con il metodo EMOM, quindi abbiamo 6 minuti di riscaldamento che progressivamente alzeranno l'intensità del nostro lavoro e ci permetteranno di riscaldare i muscoli e di portare sui battiti. E avremo ogni minuto una coppia di esercizi da effettuare per un dato numero di ripetizioni entro il minuto, quindi da finire entro il minuto. Per quanto riguarda il primo minuto, bene, abbiamo 10 affondi. Bene, quindi 5 con la gamba destra, 5 con la gamba sinistra, ok? Quindi a passo normale, prima la gamba destra e poi la gamba sinistra. Dopodiché avremo 10 salti dell'ostacolo. L'opzione è salto laterale, che è classico, o non saltare l'ostacolo, quindi salta direttamente lateralmente togliendo l'ostacolo. Questo per il primo minuto. Secondo minuto abbiamo 5 push-up. Bene, da effettuare sulle ginocchia o sulle punte. Bene, e 5 body thruster, quindi saltando da plank a posizione di squat. Chiaramente questo lo possiamo fare anche camminando in squat. Bene, ogni minuto alterneremo questa coppia di esercizi. Il nostro obiettivo sarà controllare il timer e finisci prima che finisca il minuto. Se avrai chiaramente un po' di spazio che ti resta, e sicuramente ci sarà, prenditelo per riposare e caricati per eseguire l'altro minuto. Vedremo che poi resteranno pochi secondi perché ogni volta comunque cercherò di renderlo più intenso. Ok? Quindi cominciamo, iniziamo a mettere un po' di musica e iniziamo a lavorare. Innanzitutto con il primo minuto di EMOM. Avete il timer? 6 minuti. Ok, lo facciamo partire. E tra 10 secondi inizieremo con 10 affondi, bene, e 10 salti. Avete un minuto a disposizione per partire. 10 affondi. 1, 2, 3, 4. 5, se sei a 5 cambia gamba. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, eseguiti 10 affondi, avvicinati all'ostacolo, 10 salti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, ho finito. Se anche tu hai finito, aspetta che inizi il nuovo minuto. Bene, nel minuto successivo abbiamo 5 push-up e 5 salti da plank a squat. 10 secondi, poi partiamo con il secondo giro. Countdown. 5 push-up. 1, 2, 3, tieni la cadenza. 4, 5, ok, adesso salta dal plank a squat. 1, 2, 3, stabilizza la posizione. 4, 5, ok, 30 secondi. Se è finito, sfrutta il recupero. Round 3. 10 affondi, 10 salti laterale, ma stavolta voglio che finisce un po' più tardi, quindi aggiungi 5 jumping jack,
quando hai finito. Ok, 5 secondi, 5 affondi con la destra, 5 affondi con la sinistra, go! 1, 2, 3, 4, 5, cambia gamba, 1, 2, 3, 4, 5, ok, 10 salti, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jumping jack, 1, 2, 3, 4, 5, ok, puoi riposare, aspetta questi 20 secondi che ti mancano, round 4, 5 push up, 5 burpee thruster, 5 jumping jack, a terra, livello 2, 5 push up, 1, 2, 3, 4, 5, 5 burpee thruster, 1, 2, 3, 4, 5, jumping, 3, 4, 5, ok, 30 secondi recupera, penultimo giro, vogliamo qualcosa di più? Sì, vogliamo qualcosa di più, 10 affondi, bene, 10 salti, 10 jumping jack, recupera, andiamo agli ultimi due giri, spingi, spingi forte, porta sul cuore e poi possiamo cominciare il workout, 3, 2, 1, 5 affondi, 1, 2, 3, 4, 5, cambia la gamba, 1, 2, 3, 4, 5, salta, e guardate che i piedi sono larghi, bene, a te di squat, ok, 10 jumping jack, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, riposa, 15 secondi, ultimo giro, 5 push up, 5 burpee thruster, 10, 10, jumping jack, push, 1, 2, 3, 4, 5, salta, 1, 2, ricorda i piedi ampi, busto su, 3, 4, 5, jack è finito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ma continua dai, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, recupera sti 15 secondi, May, se ti serve, questo è il riscaldamento, ok, asciugati, riprendi energia, perché ora ci aspetta il vero lavoro, ci aspetta il vero lavoro che sarà un circuito, bene, in cui lavoreremo per 4 giri, ogni giro è composto da 5 esercizi, ogni esercizio 30 secondi di lavoro e 30 secondi di recupero, quindi avrai il tempo per imparare l'esercizio, per eventualmente utilizzare adduzioni regolari da tua velocità e poi ti chiederò di spingere, e nel quarto giro dobbiamo spingere, ok. Ogni esercizio che faremo io lo spiegherò nei 30 secondi di recupero, bene, quindi
poco spazio per me. Lascia la bottiglia d'acqua da una parte. Iniziamo con il primo esercizio, prima di dare il via al timer. Con i piedi un po' più ampi delle anche, bene, abbiamo uno squat jump ma con la regola. Scendi piano, 3 secondi, esplodi veloce. 1, 2, 3, esplodi. Questo è il tuo primo esercizio, nel recupero. Secondo. Ok. Sistemiamo un po' di musica. Voglio una bella musica un po' più tosta. Primo esercizio, timer, se ti serve guardalo, 30 secondi squat jump, carica in 3 secondi, esplodi in 1, go, 1, 2, 3, esplodi, 1, 2, 3, esplodi, 1, 2, 3, esplodi, anche in squat, 1, 2, 3, su, 1, 2, 3, su. Ok, scendi lentamente il glute indietro in basso, spingi con le anche e lanciati su. Ok, recupera. Guarda, prossimo esercizio. Sistemati in diagonale. Sulle ginocchia e sulle punte. Pusha. Unisci mani e piedi. Gira dall'altro lato. Push up. Push up diagonale. Aspetta, 10 secondi. Quindi se hai l'opzione, ginocchia e cammina sulle punte. Push, push, unisci piedi e mani, apri, scendi. Unisci piedi e mani, scendi. Opzione, push up sulle ginocchia, sali sulle punte. Unisci piedi e mani e gira. Ok. Buono. Terzo esercizio. Prendi la massa con l'acqua. Metti i piedi qua sotto le anche. Impugna. Deadlift. Con le spalle indietro. Spingi il bacino dietro fino a toccare le bottiglie a terra. Strizza il glutine e solleva. 30 secondi. Puoi farlo tranquillamente con un disco. Se sei fortunato, anche con un bilanciere. Quindi se hai il bilanciere, usa il bilanciere. Se hai un disco, usa un disco. Queste sono le opzioni per renderlo più difficile. Oppure anche la massa d'acqua più pesante e più leggera. 5 secondi. Ok, metti la massa d'acqua a terra. Sfida. Combo cardio a terra. Mani sotto le spalle. 5 volte in climber. Salta in squat. Salta e ripeti dall'altra parte. 30 secondi, vediamo l'opzione, non utilizzare l'ostacolo per il salto, ok? 5 mountain climber, 1, 2, 3, 4, 5, salta, salta, 1, 2, 3, 4, 5, salta, 1, 2, 3, 4, 5, salta, opzione. Una volta che hai fatto il mountain climber, cammina, bene, e non saltare l'ostacolo, un semplice salto. Ok, prendi il tappetino, se lo hai, pancia su, crunch extended, iniziamo, finiamo l'ultimo giro, il primo giro in questa maniera, unisci i piedi,
ginocchia larghe, pugni all'interno delle ginocchia, estendi, crunch, ok? 30 secondi, talloni uniti, ginocchia aperte, braccia stese, go, crunch, allunga, crunch, allunga, opzione, stendi le gambe più in alto, sfida, o le stendi più in basso o cerchi di entrare ancora di più all'interno delle ginocchia. Ok, primo giro. Ti rimane. Togli la bottiglia di acqua. Asciugati, bevi. Hai 15 secondi. Squat jump. Scendi in 3 secondi. Bene. Esplodi. E uno. Go. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ricorda, il petto sta bene alto, eh. Piedi ampi, le ginocchia vanno fuori. E i glutei scendono alla stessa delle ginocchia. Esplodi, esplodi. Giù a terra. Push up. Diagonale. Bene. Recupera e ti ricordo l'opzione. Push up sulle ginocchia. Sali in plank. Unisci mani e piedi. E separala di nuovo. E ti trovi dall'altro lato. Mani più ampie delle spalle. Ginocchio a punte. Push. Push. Unisci. Separa. Push. Unisci. Separa. Attivo bene forti gli addominali quando scendo, eh. Il nostro push up è assolutamente gomiti a 90 gradi. Prendi la massa. Deadlift. Ok, vediamo la tecnica del deadlift. Bene. Come sapete non voglio squat. È diverso. Spingi indietro le anche. Bene, lavora con le anche. Presa. Ok, lo vediamo di lato. Chiudi le spalle dietro, vicino alle scapole. Spingi. Anche indietro. E risali. Anche indietro. E risali. Pochissimo. Piegamento di ginocchia. Ok? Hai il busto che si inclina avanti. E il bacino che si spinge indietro in alto. Sopra, postura, lascia le spalle indietro. E quando risali, bam, stizza glutei. Ok, cassa a terra. Che si fa? Ma aspettiamo dopo, dai. Per questa sfida. Ok, 5 mountain climb. Salta in squat, salta l'ostacolo. Una prova. Try back. 1, 2, 3, 4, 5. Salta. 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 Ricorda di mani sotto le spalle, le ginocchia. Bene verso il petto. Salti squat, busto su, a terra con le ginocchia piegate. Ok, togli la bottiglia d'acqua, prendi il tappetino, sistemati a pancia su,
Piedi uniti, ginocchia aperte, braccia tese dentro le ginocchia. Oh, senti come fa questa canzone? How do you feel right now? La conosco bene. 30 secondi. 1, 2, sentilo lì. How do you feel right now? Come ti senti? Se aumenti un po' la velocità, se aumenti un po' la salita. 15. Siamo a metà. Buono. Recupera. Recupera. Bevi se vuoi. Squat jump. Scendi in 3, sali in 1. Ok. Vogliamo un po' più di lavoro muscolare? Scendi di più. Scendi di più. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Più in basso vai e più spinta devi dare con le gambe. E più lavoro faranno i nostri glutei. Più lavoro faranno le nostre gambe. Poi ricorda, terra con le ginocchia piegate, ammortizza. Ok. Push up. L'abbiamo provato. Abbiamo visto le opzioni. Camminiamo più veloce. Voglio più push up. 30 secondi per fare più push up. Quindi unisci e separa le mani. Veloce. Veloce. Posizione. Allenamento reattivo. Veloce. 1. Facciamo lavorare i nostri muscoli, ma facciamo alzare anche il cuore. Anche se è un tipico esercizio di forza. Buono. Deadlift. Sacco. Sacco di bottiglie. 30 secondi di deadlift. Oh ragazzi, c'è che non c'è nel video, eh? Meglio la massa d'acqua. Spalle dietro. Scendi. Esplodi. Scendi. Esplodi. Fammi vedere questo. Controlla la discesa. Esplodi la salita. Esattamente come lo squat. Qui siamo sulla parte posteriore. Siamo su glutei. Bene. Muscoli delle cosce. E la parte superiore tiene lavoro posturale. Ok, sfida. Chi vuole questa massa d'acqua la mette più alta. Quindi ora, sperando di non cascarci, facciamo un po' di spazio. Vai, 5 mountain climber, un salto in squat e salta. 3 file di bottiglie. Sei pronto? Go! 1, 2, 3, 4, 5. Squat. Salta. Giù. 1, 2, 3, 4, 5. Squat. Carica. Ok, ti serve più caricamento adesso, eh? Carica. Esplodi. Assorbi. E poi ricasca subito dentro il bypass. Ricasca subito, subito in plank. Bella roba, bella roba. Tappeto. Uah.
crunch in estensione. Sei pronto? Ginocchia fuori, piedi uniti, braccia dentro le ginocchia. Go! Finita. Vediamo che verrà fuori. No, 10 secondi. Go, 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 go. Sali di più, sali di più. Ultimo. Recupera. Oh, ce n'ho un altro, ragazzi. Mica mandate via così, eh. E poi, se vuoi, ne puoi fare un altro, eh. Ne puoi aggiungere un altro. Ne puoi aggiungere altri due. Squat jump. Tre scendi. Uno sali. Resta giù. Resta giù. Tre, due, uno. Tre, due, uno. Tre, due, uno. E stendi l'arca, stendi. La potenza arriva tutta da qua, eh. 3, 2, 1, 15, ne voglio almeno altri 3, 1, 2, dai, entra il 4, 1, 2, 3, push, push, recupera, respira, parte alta, ok, ti do un obiettivo. 8, fattibile, 8, 8 raga, go, 1, 2, 3, 4, adesso stavo troppo basso, facciamo 10, dai, 5, 6, 7, 8, 9, sono stato troppo basso, facciamo 12, 6, sì, 12, io ce l'ho fatta, cassa, deadlift, adesso hai spinto, bene, usa la precisione, bene, spingi dai talloni, contrai loro, fai, chiudi le scapole, deadlift, ricordati laterale, scendi, tocca, strizza, scendi, tocca, contrai, riporta in maniera esplosiva le anche sotto le tue spalle, questo, con qualsiasi cosa tu stia usando, bilanciere, disco, bene, sfida bis, cassa più alta, facciamola, ne facciamo 6 giri, 6 giri e poi una bella spidina sull'addome, ci stai? Oh, in fondo 18 di 20, 6 giri, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, è già finito, ancora, ok, l'ultimo, pancia su, cut,
crunch extended, 15 e 30 secondi. Prova la sfida, ma non ti fermare, ok? Continua, sei finito in 15. 1, 2, 3, 4, 5, è ora, devi spingere. È ora che quando è più dura diventa più efficace. Superi i tuoi limiti. Ok, quindi dici, io continuo, voi li fate? Sì, continuate. Stop. Allunga. Lascia le ginocchia a terra. Stendi le braccia. Porta gli ultimi palloni. A destra. Sinistra.